Devo ammettere che questo è un periodo in cui mi alzo molto presto la mattina, ma la cosa ha dei vantaggi indubitabili, perché la prima cosa che faccio è aprire la finestra e guardare il cielo. E il cielo all'alba è una meraviglia di sfumature, di striature, c'è tutto. C'è il sole che sta sorgendo, ci sono ancora le nuvole, c'è davvero un'infinità di colori e di sensazioni. Ebbene, l'alba è anche quella del campionato che stiamo vivendo ed è un'alba in cui si vede già il sole per alcune squadre e altre squadre vedono la luce ancora dietro le nuvole che campeggiano la mattina. Però basta aspettare, basta essere fiduciosi e poi il cielo si squarcia e il sole, siamo convinti, splenderà davvero sulla pallacanestro romagnola. Panorama Basket sta per partire. È notte, ma è l'alba della quarta puntata. Ebbene sì, il campionato è appena iniziato, abbiamo già però tantissime cose da raccontare anche questa sera qui in vostra compagnia sugli schermi di Teleromagna. Abbiamo utilizzato un po' una metafora per iniziare questa puntata di Panorama Basket, ma siamo convinti che davvero, come dice il nostro motto quest'anno, il meglio debba ancora venire per tutte le nostre formazioni. E se parliamo di sole, il sole anche di notte lo porta lei, con la sua bellezza, il suo essere così radiosa tutti i martedì sera, la nostra Francesca Picari. Grazie mille Enrico, sempre troppo gentile te nelle tue presentazioni. Buonasera a tutti. Buonasera, ciao Francesca, ben ritrovata e diamo il ben ritrovati a tutti voi ovviamente, ma anche al saluto ai nostri ospiti, davvero importanti anche questa sera. Anche questa sera Enrico, che è la quarta puntata di Panorama Basket, ormai è già volato un mese e per continuare un po' il gioco di metafore che hai iniziato tu, ci sono tante squadre che stanno anche loro per spiccare il volo in questo campionato che è iniziato da poco, però davvero davvero molto interessante. Allora di questo e di tantissimo altro andremo a parlare stasera con i nostri ospiti, che comincio subito con il presentare a partire dal Rising Star della Pallacanestro 2.015, uno dei giocatori più caldi del momento, e ovviamente sto parlando del play Fabio Valentini. Ciao buonasera Fabio. Buonasera a tutti, e buonasera a tutti, grazie. Poi accanto a lui ritroviamo un giocatore che ormai ha messo le radici qui in Emilia Romagna, ma che ha davanti forse una delle sfide più stimolanti della sua ancora giovane carriera. Infatti dopo aver vestito le maglie di Forlì, di Cento e di Ferrara, questa sera lo ritroviamo nelle vesti giallorosse e ritroviamo Danilo Petrovic. Ciao Danilo, ciao, piacere. Ciao, buonasera. Ciao. E poi stasera c'è anche qualcosa di grandi tra di noi, ovviamente questa è una citazione molto pasignana, devo ammettere, e infatti completa il nostro studio il coach delle imprese passate, presenti e speriamo anche future dell'Andrea Costa Imola, quindi diamo il benvenuto a Panorama Basket a Federico Grandi. Ciao Federico, grazie. Ciao, buonasera, grazie per l'invito. Benvenuti a tutti i nostri ospiti, dentro di me Francesco ha fatto una scommessa se questa cosa che ci eravamo detti del qualcosa di grandi tra di noi l'avresti detto oppure no, mi hai fatto felice. Ormai Enrico, ormai sto diventando come te io. Non è un bene per te, vabbè, detto questo, allora andiamo a dire che voi avete come sempre tutti i martedì un'importanza fondamentale in Panorama Basket perché dovete interagire con noi. Assolutamente sì, dice bene Enrico, il numero è sempre lo stesso, 334-6091-869 per tutti i vostri messaggi WhatsApp. E poi con il cellulare nelle mani potete andare sui nostri social. Ovviamente Facebook, ma soprattutto Instagram, infatti potete andare a seguire la pagina di Panorama Basket se già non lo fate e correre subito a vedere le nostre storie, perché ogni martedì vi poniamo tante domande e sondaggi a cui rispondere. E allora questa sera ce ne sono altri due molto belli e interessanti. Partiamo con il primo, che riguarda il nostro ospite Fabio Valentini. Noi dalla scorsa puntata sappiamo che è il giocatore forlivese che più vi ha impressionato quest'anno e avete già cominciato a paragonarlo a qualcun altro. E allora vogliamo continuare a giocare con voi e vi chiediamo questa sera quale tra i tanti play della storia del basket forlivese vi ricorda di più per il suo modo di stare in campo, Fabio Valentini. Insomma, a chi assomiglia di più? Fatecelo sapere, mi raccomando. Eh sì, io sono davvero curioso di leggere poi
poi le vostre scelte, ho anch'io le mie opinioni, poi casomai ve le darò, ma vogliamo anche capire cosa ne pensate di due squadre che hanno davvero iniziato bene questa stagione. Sì Enrico, stiamo parlando proprio delle due squadre imolesi, l'Andrea Costa e Virtus, che ora sono già l'immagine in campo del carattere dei loro allenatori, anche se comunque sembrano avere ancora tantissimi margini di crescita e su cui lavorare. Allora, secondo voi riusciranno entrambe le squadre a tagliare il traguardo della permanenza futura nella futura, scusate, B di Elite? Questa volta vi abbiamo dato ben quattro opzioni diverse, perché le opzioni sono queste: sì, entrambe, oppure nessuna delle due, oppure solo l'Andrea Costa o solo la Virtus. Vediamo come la pensate voi, però sicuramente stanno partendo molto bene tutte e due e il derby poi si avvicina a grandi falcate. Detto questo, Francesca, andiamo a ripercorrere quello che è successo in campo per poi iniziare davvero a entrare nel vivo della nostra trasmissione. Certamente Enrico, restano soltanto tre le squadre a punteggio pieno in Serie A2 dopo la terza giornata e si tratta di Udine, di Cento che sconfigge una Rimini in crescita ma fatalmente inceppatasi in attacco negli ultimi 10 minuti, e della Pallacanestro Forlì che ha ragione di Pistoia in una bellissima sfida simile sin da ora per intensità a una gara di playoff. Cade ancora Ravenna invece, che solo nel finale rende meno cospicuo il passivo impostole da Cividale. Ora i giallorossi devono trovare riscatto in casa contro Nardò, ma anche Rimini ha bisogno di sbloccarsi in classifica e l'impegno interno con Ferrara è di quelli da non sbagliare. Forlì infine cercherà di prolungare la serie positiva a Chieti. Andiamo ora a dare uno sguardo alla Serie B, dove vanno ancora KO i Tigers in casa di Fabriano, mentre la Virtus Imola conquista 2 punti preziosi contro Matelica. Sono poi pesantissimi successi in trasferta conquistati a Fiorenzuola da Faenza, trascinata dai 32 punti di un superbo Aromando, e dall'Andrea Costa Imola in un finale da brividi ad Ancona. I riflettori del prossimo turno sono puntati soprattutto su due match: la sfida tra le ambiziose Raggi Solaris e Fabriano e il sentitissimo derby tra Andrea Costa Imola e Ozzano. Esatto, e queste sono le sfide più importanti del programma del prossimo turno. Noi però, e qui lo vogliamo dire in premessa di questa puntata, oggi ci sentiamo davvero di dedicare tutte le nostre chiacchiere di basket a una persona con cui era meraviglioso proprio parlare di pallacanestro in tutte le sue sfaccettature. Io ho avuto l'onore come professionista, ma anche come persona che, non so, non posso dire forse amico, però il basket unisce davvero tutti noi, e con lui si parlava davvero di tante cose ed era sempre un piacere sorridersi, stringersi la mano e chiacchierare. Ci manca tantissimo, parlo di Giannetto, lo voglio chiamare così, Giannetto Zappi, e tutta questa puntata noi di cuore la vogliamo dedicare a lui. E io di cuore, Federico, voglio lasciare a te le prime parole di questa nostra trasmissione, proprio perché la tragedia della scomparsa di Gianni Zappi ha colpito tutti noi e chiunque ami la pallacanestro, tanto più chi ha vissuto nell'ambiente Andrea Costa adesso, ma anche con Ozzano, con cui Gianni Zappi ha collaborato a lungo, l'importanza e la personalità di questo uomo. Sì, il mio ricordo è di una persona speciale. Io ho avuto il piacere di conoscerlo quando allenava Ozzano, era al gira dei tempi d'oro, con la vittoria della Coppa Italia di Serie B, la finale playoff persa solamente a gara 3 con Teramo. E l'allenatore del tempo era Gianni, e per me, che ero un ragazzino all'epoca, è stato davvero un punto di riferimento, una di quelle persone che mi ha spinto a provare a intraprendere questa professione di allenatore, e quindi lo ricordo con tanto affetto. E ovviamente dopo ci siamo sempre tenuti in contatto, prima per via dell'USAP, è stato un punto di riferimento per noi allenatori, anche proprio come categoria allenatori. E per ultimo, quando ho firmato all'Andrea Costa, lui mi ha telefonato, me la ricordo ancora quella telefonata, durata forse un paio d'ore, dove ha voluto raccontarmi vita, morte e miracoli della società, e da quella telefonata mi ha fatto capire quanto fosse importante per lui l'Andrea Costa, l'amore che provava verso la maglia, verso quei colori, e quindi sicuramente un ricordo speciale per una persona speciale,
E un abbraccio che voglio ancora mandare a tutta la famiglia, in particolare a Mauro, suo figlio, che insomma è stato il mio assistente l'anno scorso, con la quale abbiamo tuttora un ottimo rapporto. E quindi un abbraccio va a loro, il ricordo di una grandissima persona per la pallacanestro. Assolutamente, condivido ogni tua parola anche per quanto riguarda la mia piccola esperienza e anche l'abbraccio ovviamente a Mauro e alla famiglia di Gianni Zappi. Detto questo, appunto, iniziamo a parlare di basket giocato ed iniziamo a parlare con le note liete, quelle che arrivano dalla Serie 2, in questo caso da un match, l'ha detto Francesca in premessa, ma Fabio, davvero, io che ho avuto la fortuna di commentarlo in telecronaca, mi sono divertito tantissimo ad assistere a Forlì Pistoia, perché ho visto due squadre intense, determinate, che già ora praticano una bella pallacanestro e siamo a ottobre, alla terza di campionato, all'alba di questa stagione. Insomma, ci sono tante, tante aspettative forse che questa partita qui, sia per l'una che per l'altra, direi, perché anche nella sconfitta Pistoia può dire di avere, diciamo, tratto delle buone indicazioni sul suo futuro e la sua crescita. Voi, che indicazioni avete tratto? Ma noi la vittoria alla fine sono solo 2 punti perché noi in questo momento della stagione stiamo cercando di trovare la giusta alchimia, dato che siamo una squadra nuova, praticamente siamo 9-10 giocatori tutti nuovi, a differenza comunque di Pistoia che ha ancora il gruppo italiani degli anni scorsi, hanno aggiunto Pollone e Varnado che comunque per la categoria è un americano di livello, perché si è fatto, cioè, 29 punti, 29. ha quasi trascinato lui Pistoia l'ultimo quarto alla rimonta. A noi questi 2 punti fan tesoro perché, come ho sempre detto, 2 punti ti dicono che sei nella giusta strada dell'alchimia di cui parlavo prima. Quindi adesso siamo tornati oggi in palestra per preparare la partita di Chieti, che vogliamo ancora arrivare più pronti possibile e portare anche a casa i 2 punti. Parleremo ovviamente a lungo di te, del tuo bellissimo inizio di campionato, però permettermi di elogiare anche, diciamo così, alcuni che sono vecchietti terribili e Highlander, sono nelle piscine di Cocoon, probabilmente come Può essere. Daniele Cinciarini, ma anche Nick Raivio che sta dandovi una mano fortissima e il gruppo, cioè dovrei elogiare tutti per quello che state facendo in No, queste prime gare di campionato. esattamente, ognuno sta mettendo il proprio mattoncino per fare qualcosa di bello e di entusiasmante. Abbiamo avuto la fortuna di avere già Nick nella pre-season e questo ci ha aiutato molto a recuperare l'americano che ci è mancato in V. Dobbiamo ringraziare soprattutto la società che in poco tempo ci ha riportato a casa, tra virgolette, Nick. Quindi lui aveva già un passato con noi e quindi ci è voluto poco per rimetterlo dentro al gruppo. Nick è sempre stato un americano alla fine che faceva bene nel nostro campionato e quindi abituato. Beh, poi Cincia non c'è da. È 3-4 anni che a questa età fa Direi ancora questi numeri qua. Quindi assolutamente. finché è questo, noi lo teniamo ben stretto e se c'è anche bisogno, lo mettiamo nel ghiaccio e lo teniamo lì al fresco. Siccome però, insomma, non voglio fare un panegirico della pallacanestro 2.015 e anche Antimo Martino, che è un perfezionista, insomma, avrà trovato qualcosa su cui insistere, battere il ferro per lavorare, per renderla ancora migliore. Su cosa sta battendo il ferro adesso? Ma giustamente siamo ancora una nuova squadra, quindi sui dettagli, perché credo che i dettagli poi ti formano a essere una squadra di alto livello. Se ognuno sa il proprio lavoro, ognuno sa che se tu fai il tuo lavoro bene, c'è qualcun altro dietro di te che ti può aiutare se tu sbagli il minimo centimetro e come ho detto prima, è qualcosa di importante per far sì che la stagione sia di alto livello. Quindi ci stiamo allenando ogni giorno sui particolari e dobbiamo far bene quelli. Danilo, passo a te perché a proposito di quello che ha appena detto Fabio, martedì scorso in collegamento con Bonaccini, lui ha detto: noi dobbiamo dimostrare in campo ciò che facciamo in allenamento, perché, come dice Valentini, anche Ravenna si allena forte ed è una squadra che poi non riesce ancora ad esprimere in campo tutta la mole, no, di lavoro che sta svolgendo. Prima di tutto ti chiedo, rispetto alla settimana precedente, quindi rispetto alla trasferta di Chieti, che partita è stata quella con Cividale? E poi, fondamentalmente, in successione ti chiedo perché, appunto, ancora Ravenna non è uscita dal guscio. Ma sicuramente, ecco, anche noi siamo una squadra, diciamo, nuova che si è appena creata. Siamo 10 giocatori che io non ho giocato con nessuno prima di Ravenna con questi ragazzi, quindi sicuramente
Poi ci vuole del tempo per adattarsi uno all'altro. Poi noi non siamo una squadra magari come Forlì, che ha tanti anni di carriera dei giocatori, quindi il nostro caso forse ci vuole un po' di più tempo, un po' di più pazienza per lavorare su certi concetti proprio del gioco, sia in attacco che soprattutto in difesa, che alla fine aiutano per fare delle prestazioni buone. Sicuramente la squadra sta lavorando, non posso dire che non ci stiamo impegnando, perché veramente siamo ogni giorno in palestra, ci alleniamo. Io anche personalmente mi sento di allenarmi anche di più rispetto magari dell'anno scorso, però ecco, i risultati in questo momento non stanno arrivando, però sono sicuro che se continuiamo di lavorare, di prestare attenzione ai dettagli, perché pallacanestro è un gioco di dettagli, sicuramente i risultati devono arrivare prima o poi. Danilo, che facce hai visto, non dico i tuoi compagni a Cividale, perché in certi tratti del match ho visto facce abbastanza abbattute. È ovvio che una perdere, andare sotto di 20 punti anche in Friuli, certo bisogna farsi forza, no, per reagire, sì. Però a volte ho visto delle facce un po' troppo cupe, è così? Ma ripeto, sicuramente è una cosa che si può vedere anche dall'esterno, manca un po' di esperienza, queste cose, anche su queste cose dobbiamo lavorare. Sono certo che stiamo lavorando in questo momento anche su questo aspetto, e credo che con tempo arriverà anche una faccia un po' più grintosa, diciamo. Ecco. E questo è importante, perché insomma gioventù è sì inesperienza, sì, ma gioventù è anche sinonimo di voglia, determinazione, agonismo, essere arrembanti, no? È quello che dovete tirare fuori. Beh, sicuramente, però sai, quando si vive in un momento facile non è sempre... Certo. Essere eroe bisogna essere in difficoltà, non quando si sta bene, ecco. Quindi questo sicuramente stiamo lavorando anche su questo aspetto tutti quanti. E poi ovviamente entreremo un po' più nel dettaglio delle varie tematiche, ma anche della tua stagione, perché come ha detto Francesco in premessa è una stagione molto importante, sei arrivata a Ravenna in missione anche per te stesso. Sì. Federico, però avevate una missione anche da dedicare a Gianni Zappi, quella di vincere ad Ancona per voi stessi, per lui, un po' per riscattare il ricordo di un'altra trasferta ad Ancona che un ben altro risultato, non voglio dire il punteggio, ma l'anno scorso andò in tutt'altra maniera. Ed è stata una partita, io l'ho guardata, davvero intensa, che avete interpretato molto bene, ma che a un certo punto era diventata estremamente difficile, perché per l'espulsione, doppio tecnico, antisportivo, uno di seguito all'altro, di Montanari e di Corcelli alla fine del terzo quarto, insomma il finale diventava davvero di fuoco, eppure l'avete portata a casa. Cosa avete tirato fuori in questo match? Ma guarda, è stata una vittoria molto importante per noi, per due motivi. Prima di tutto perché è una vittoria in trasferta contro una squadra molto attrezzata come Ancona, sicuramente sono due punti d'oro, e poi, come hai detto te, per come è venuta la vittoria, nel senso che a metà terzo quarto eravamo in pieno controllo, avevamo l'inerzia della partita sopra di 14-15 punti, e poi prima due tecnici a Montanari, poi due antisportivi a Corcelli hanno tolto dal gioco quelli che fino a quel momento erano i due esterni più in palla, e quindi ci siamo ritrovati a giocare l'ultimo quarto senza due punti di riferimento. Ancona, che è squadra di grande talento, ha messo il muso avanti, e lì abbiamo dimostrato di avere carattere, abbiamo dimostrato di essere un gruppo vero, perché nelle difficoltà ci siamo uniti e insieme, senza affidarci a un giocatore in particolare, ma giocando insieme, muovendo la palla, aiutandoci in difesa, ognuno ha dato il proprio contributo e siamo riusciti a portare a casa due punti preziosissimi. Federico, non è che l'inizio, diciamo, il calendario in queste prime partite fosse molto agevole per voi. Firenze, una delle squadre che probabilmente può recitare un ruolo da protagonista in quelle famose quattro posizioni che valgono sicuramente la permanenza nella B d'eccellenza, poi chiamiamola come vogliamo, del prossimo anno. Poi dopo in casa Fabriano, ad Ancona, non sono agevoli molte delle prossime partite, eppure una cosa balza all'occhio:
tutte e tre le partite, a parte le due vittorie, avversarie sotto i 70 punti. Quindi c'è già un qualcosa, diciamo, di forte che stai riuscendo ad ottenere nella tua squadra, nel DNA della squadra di quest'anno. Sì, beh, siamo partiti lavorando ovviamente, partendo dalla difesa, come piace fare a me. L'identità difensiva penso che sia la prima cosa che una squadra debba avere. Sicuramente il calendario all'inizio non è un calendario facile, però bisogna anche dire che questo non è un girone facile, è un girone dove ogni domenica si gioca una battaglia, il livello medio è altissimo, tolte magari le prime due o tre squadre che possono essere superiori rispetto alle altre, penso che dalla quarta alla quindicesima, sedicesima tutti se la possano giocare con tutti, e quindi ogni domenica è una battaglia. Tanto più per la formula, permettimi di dire, che rende anche, davvero... Anche, esatto. Infatti sicuramente la formula è tremenda, bisognerà arrivare alla fine con del gas, con della benzina, ma soprattutto con le idee molto chiare di che tipo di pallacanestro vogliamo giocare, di quelle che sono le nostre regole, quella che è la nostra identità. A maggior ragione penso che quest'anno sia più importante guardare il medio-lungo termine piuttosto che il breve termine, cioè si dice sempre pensiamo settimana per settimana, sì, perché ogni settimana si giocano due punti importanti, però bisogna sempre avere anche l'occhio verso il futuro per costruire, continuare a costruire qualcosa da portarsi in fondo, perché alla fine si deciderà poi a maggio tutto. Ah, sia per quanto riguarda la Serie B che per quanto riguarda anche, diciamo, la lotta a salvezza, possiamo dire così, Danilo di Ravenna, o ovviamente una lotta, auguriamo, fuori di vertice di quest'anno, è la primavera quella che decide tutto, quindi fate tutti bene adesso, o meglio adesso, però insomma l'orizzonte, credo anche per i tifosi che ci guardano, ci ascoltano da casa, deve essere sempre quello di cercare di capire che quando si gioca davvero per due punti importanti, per un obiettivo importante, sarà marzo, aprile, maggio, forse addirittura aprile-maggio più che marzo-aprile. Danilo, a proposito, una cosa te la voglio chiedere su questo, ma che cosa percepisci in città? Cioè, nel senso, c'è la consapevolezza di quello che deve essere, diciamo così, il vostro orizzonte? Ecco, cioè, nel senso, una squadra che deve cercare di fare il meglio possibile, però probabilmente dovrà sudarsela fino all'ultima giornata, no? Della fase d'orologio, questa permanenza in Serie A2, che è l'obiettivo vero della società. Ma io credo che la città, i tifosi nostri hanno capito comunque il nostro percorso che dobbiamo fare, anche perché se guardo la prima sconfitta contro Pistoia che abbiamo fatto, sicuramente alla fine, a fine partita abbiamo ricevuto gli applausi, pur perdendo tanti punti a casa la prima partita. Quindi io posso solamente ringraziare i nostri tifosi, perché veramente mi sento che abbiamo sostegno anche in questo momento difficile. Ci deve essere, a partire dalla gara con Nardò, che ha giocato ancora a Ravenna. Abbiamo ancora tante possibilità di fare dei punti, dobbiamo darci la mossa. Ecco. A proposito, c'è una domanda da casa proprio per Danilo. Sì, ci scrivono, mi è sembrato che i ragazzi giochino più con preoccupazione di fare che con concentrazione su come si sviluppa il gioco. Sbaglio? Siete preoccupati? Ma non so risponderti, io posso magari parlare nel mio caso personale, che sicuramente quando si gioca si pensa al campo. Non bisogna insomma pensare alle altre cose che succedono fuori campo e tutto, però forse può sembrare così perché, ripeto, siamo una squadra veramente giovane che magari in certe occasioni importanti della partita, soprattutto quando la partita si sta per decidere o quando in un momento di no durante la gara, quando insomma subiamo tanti punti che il treno va verso binario sbagliato, ecco, quindi può sembrare così, però credo che ognuno insomma sta pensando a fare il meglio. Esperienza, detto la tua esperienza personale, Danilo, è un'esperienza personale tutta nuova, soprattutto quella di Fabio Valentini, che adesso step by step inizieremo a conoscere bene, però iniziamo già a parlare del
cambio che hai avuto, di quelle che ti aspetti, Francesca? Insomma. Oh sì, ci sono tantissime cose da scoprire di Fabio e anche da casa vedo che si scatenano con i messaggi. Abbiate pazienza, siete bravi perché mi avete già anticipato un sacco di domande, però vedrete che daremo risposta a tutto. Io prima di parlare della tua esperienza forlivese, Fabio, vorrei ripercorrere con te quello che è stato il tuo percorso, quello che ti ha portato ad essere il giocatore che sei al momento. Intanto, nel 1999, dovete sapere, nasce Fabio Valentini in una famiglia che di pallacanestro ne ha masticata veramente tantissima, perché sei nipote di Claudio, che è giocatore storico e bandiera ormai di Casale, e soprattutto sei figlio di Andrea Valentini, che è ex giocatore anche lui e attualmente proprio head coach di Casale Monferrato. Prima di tutto voglio dirti, era inevitabile insomma che tu venissi travolto dalla passione per la pallacanestro sin da bambino? No, sì, già col nonno che ha bazzicato un po' qua e là l'Italia, poi si è sistematizzato a Casale, anche per il nuoto, perché lui comunque adesso è insegnante di nuoto, quindi ha deciso tra nuoto e basket, ha detto di basket ne ho fatto troppo, mettiamoci nel nuoto. Poi ha passato la passione a papà, anche papà ha girato un po', comunque poi ha finito la carriera a Casale, da lì ha iniziato a intraprendere il percorso da vice allenatore, allenatore, e è tuttora ancora lì. Si sta bene a Casale, quindi non ha bisogno di spostarsi. Poi ha tramandato la passione a tutti e cinque figli alla fine, perché adesso anche le tre sorelline, chi ha smesso, la più piccola ha iniziato quest'anno. Ah, vedi, ma di questo poi ne parleremo tra poco, perché sulla tua famiglia mi sono preparata un sacco di domande, perché è molto curiosa, dovete sapere. Sì. Però, ritornando un po' sul percorso di Fabio, so che la tua carriera si è sviluppata, quindi sin da bambino, proprio a Casale, quindi dal mini basket fino proprio all'anno scorso, dove ti sei trovato a giocare in squadra con tuo fratello e con tuo padre come allenatore. Prima di arrivare, diciamo, a Forlì, voglio chiederti quali sono state, secondo te, le tappe salienti e più importanti della tua carriera precedente che ti hanno portato a sentirti poi pronto per questa nuova avventura. E a proposito di questo, noi abbiamo anche preparato una slide che va a ripercorrere un po' tutto il percorso, la strada fatta da Fabio, e ovviamente i numeri parlano chiaro, si possono leggere molto bene. Una carriera che di anno in anno è andata in crescendo, una crescita costante sia a livello di responsabilità in campo che a statistiche. No, quali sono stati appunto i tuoi punti salienti, quello che secondo te sono stati gli step più importanti? Ma sicuramente i primi anni, quando ero un giovane, quindi avevo davanti tanti giocatori veterani, e ai tempi a Casale ce n'erano, c'era Brett Blizzard, c'era Tommasini che adesso è a 100, c'erano tutti i giocatori a cui io potevo imparare qualcosina ogni anno. Poi anche ho avuto la fortuna di giocare con Fabio Di Bella, che è stato un playmaker di alto livello sia in Serie A che in Nazionale. Quindi alla fine in ogni anno ho cercato di imparare il più possibile da tanti giocatori, e poi vabbè, anno per anno ho guadagnato sempre più minuti e anche più responsabilità. E diciamo che anche nel primo anno di Mattia Ferrari, dove mi ha dato la responsabilità di iniziare come titolare, e dandomi alla fine le redini della squadra, lì ho percepito un po' di pressione addosso, ma pressione positiva, pressione che ti fa migliorare. Poi sì, sei a casa, sei figlio di papà, sei Fabio di Casale, quindi volevo smettere un po' di essere questo, volevo andare in una società ambiziosa, una società seria, quindi ho scelto Forlì per questo step della mia carriera. E che cosa ti ha fatto capire che eri veramente pronto a questo salto? Ma io volevo già andare via l'anno scorso, però poi per scelta di cuore ho voluto fare il primo anno di papà, quindi ho detto sto ancora lì, però comunque ero consapevole che era il mio ultimo anno, quindi già quello mi ha aiutato a scegliere alla fine, perché era tutta una questione di scelta. Mi sentivo pronto, ho detto prendiamo i bagagli e andiamo via. E com'è stato fare questo anno con la consapevolezza comunque di spostarti, però in un ambiente del tutto familiare? Ma alla fine l'ultima partita un po' ero triste di abbandonare quello che è stata sempre stata casa mia, perché 20 anni lì si fanno sentire. Diciamo che è stato emozionante sia in positivo che in negativo, come quando lasci casa, lasci la famiglia, lasci il tuo pubblico, però ero anche entusiasta di intraprendere un nuovo percorso e quindi non vedevo l'ora di iniziare. E poi quest'estate è arrivata la chiamata per Forlì che ti saresti aspettato?
Era una delle società che comunque in cui volevo finire, una società ambiziosa, una società con un bel percorso, quindi ho detto era una delle mie prime scelte. Appena poi si è concretizzata ho firmato subito. Ecco, poi ci sono delle peculiarità anche su questa cosa qui che andremo a... Forse, non so se proprio tutte le conosca lo stesso Fabio, abbiamo qualche segreto. Noi siamo qui anche per far scoprire cose. Infatti, allora adesso ci dobbiamo fermare per qualche istante di pubblicità, poi ripartiamo a bomba ovviamente con lo spettacolo della nostra Top 5 e con ovviamente tante chiacchiere con Federico, Danilo e Fabio. Eccoci di nuovo, seconda parte di questa quarta puntata di Panorama Basket, mentre le chiacchiere continuano anche durante la pubblicità qui nel nostro studio, io ovviamente voglio darvi in pasto, tra virgolette, ciò che di bello, e ce n'è stato tanto, anche di più rispetto a quello che abbiamo condensato in immagini, appunto abbiamo visto domenica nei campi in cui sono state impegnate le nostre squadre romagnole, quindi via alla Top 5. Questa testuggine dentro l'area, Raibio da 7 metri e poi dopo uno sguardo verso il cielo per lui. Cicciarini in angolo, il blocco di Gazzotti che si fa sentire, che finisce per l'abbondanza, Valentini che una volta sbaglia, Berri in balzo in attacco, ma il gran canestro di Raibio. Stelli in palleggio, linea di fondo, va con la mano destra, poi si inventa un gran bel canestro. Dall'altra parte Lewis si ritaglia anche un pezzettino di gloria schiacciando. Sbaglia però il secondo, il numero 6. E allora Mentonelli da di là con qualche spicciolo sul cronometro, cost-to-cost, che stoppata di Radenov! Inchiodata da parte del bulgaro su Mentonelli. Andrea Tassinari che difende proprio su Federico Zampini che si arresta, scarica per Arci che si butta dentro ma gli prende il tempo e lo inchioda al tabellone Obeide. Palla a Johnson che cerca di, marcato da Arci, di batterlo in palleggio, step back e canestro e fallo e subito on fire Jess Johnson. E le emozioni iniziano a farsi sempre più intense di domenica in domenica e noi come sempre siamo pronti a raccoglierle tutte condite con un po' di rock and roll nella nostra Top 5. Allora andiamo a rivedere le azioni più belle di questa ultima giornata di campionato, a partire dal nostro omaggio a Nick Raivio, decisivo con i suoi canestri nel big match vinto da Forlì su Pistoia, e procediamo con Lorenzo Restelli dell'Andrea Costa e la sua stupenda percussione sulla linea di fondo chiusa a canestro in rovesciata. A salire troviamo un cocktail di stoppate schiacciate, gli ingredienti giusti li mettono Wendell Lewis del Basket Ravenna, l'immancabile Borislav Mladenov di Imola, e con i suoi balzi annienta ogni velleità degli attaccanti avversari, e poi Derek Ogbeide di Rimini al primo posto della nostra classifica con 2 delle sue 5 stoppate di domenica e con la ciliegina sulla torta messa proprio da Jazz Johnson con il suo gioco da 4 punti a 100. Esatto, e queste erano le nazioni che abbiamo selezionato in questa settimana, e Federico, abbiamo visto uno dei nuovi protagonisti dell'Andrea Costa Imola, Lorenzo Restelli, uno dei tanti volti nuovi che mi fondamentalmente suggerisce
di entrare un po' nel vivo della squadra che stai allenando quest'anno, perché l'anno scorso sappiamo tutti lo straordinario campionato, diciamo, io mi devo inchinare come hai fatto tu davanti al pubblico dell'Andrea Costa dopo l'eliminazione ovviamente in un bellissimo comunque playoff giocato a testa alta contro Agrigento. Per quello che avete fatto appunto l'anno scorso mi inchino anch'io. Quest'anno ovviamente il campionato è difficile, hai detto tu, sguardo nel lungo periodo e anche squadra nuova, perché avete dovuto anche rinunciare a giocatori che sono stati dei pilastri come Emanuele Trapani, come Carnovali, come Cusenza, giovani che hanno fatto molto bene, Calabrese e Wiltshire. Però su che base è stata costruita la nuova Andrea Costa? Cosa la rende simile, cosa la differenza, casomai profondamente o meno, dalla squadra del scorso campionato? Sì, allora, innanzitutto sapevamo che dopo l'ottimo campionato fatto l'anno scorso sarebbe stato complicato confermare buona parte del roster, perché comunque, come è giusto che sia, insomma, tanti giocatori si sono valorizzati dalla stagione scorsa e quindi questo l'avevamo messo, insomma, lo davamo per scontato. Siamo stati molto contenti delle conferme, perché è importante partire da tre giocatori che secondo me erano chiave sia per il mio sistema di gioco, sia per caratteristiche e qualità, quali Corcelli, Trentin e Fazzi. E poi dopo la squadra è stata fatta una squadra giovane con alcuni giocatori però insomma un po' più di esperienza che potessero insomma diciamo dare un po', fare un po' da esempio e dare modo a questi giovani di crescere, quindi insomma l'idea di Ranuzzi è stata insomma un'occasione che abbiamo colto al balzo, Montanari, un giocatore che conoscevo già, che avevo già avuto a Ozzano. Anche Ranuzzi, permettimi. Sì, no, anche Ranuzzi. Siete un po' cresciuti insieme, lui come giocatore, siete coetanei, lui come giocatore tu come giovane allenatore proprio in quegli anni lì. Sì, sì, esatto. Io ero assistente ai tempi del GIA con Pippo Faina in panchina prima, Procaccini dopo e Alex era l'under della squadra. Esatto. E quindi sì, ci conosciamo da tanto tempo, lui poi ha fatto un percorso importante, si è tolto le sue soddisfazioni, insomma adesso ha fatto una scelta di riavvicinarsi a casa e quindi insomma ben volentieri, insomma siamo molto contenti che abbia scelto poi Imola per proseguire la sua carriera. E gli altri giovani sono tutti ragazzi molto interessanti che quest'anno hanno ancora più responsabilità rispetto a quelle che avevano gli anni passati. È un gruppo che lavora molto bene, è un gruppo che in palestra ci dà, si allena forte, ha voglia di migliorare. Sappiamo che in questo periodo della stagione bisogna costruire, bisogna lavorare forte, bisogna consolidare i propri punti di forza, ma soprattutto migliorare sotto tutti gli aspetti. E da questo punto di vista qua sono insomma contento, perché sono tutti ragazzi davvero disponibili al sacrificio. E si vede che stanno appunto, diciamo così, avendo diciamo una stessa linea di pensiero e d'azione poi in campo con te, ma una cosa mi ha un po' colpito, quest'anno giochi col falso 9, come si direbbe nel calcio, hai sì Agostini, hai sì Barbieri, però giochi con Trentin e Ranuzzi, diciamo, in posizione multiuso, multiruolo, ecco, è cambiato un po' il modo di giocare dell'Andrea Costa di quest'anno da quella dell'anno scorso? Ma è sicuramente cambiato. Una delle prime idee quando abbiamo costruito la squadra era quella di provare a costruire una squadra fisica negli esterni, in modo tale da avere più alternative in difesa, poter cambiare un po' di più sui blocchi, riuscendo a mantenere sempre alta la pressione sulla palla, e l'altra idea è quella di costruire un roster profondo, appunto perché sapevamo che il campionato è un campionato lungo, un campionato che si deciderà avanti e insomma è importante poter contare su una rotazione a 9 a 10 giocatori, quindi queste sono state le basi. Ranuzzi e Trentin per la Serie B secondo me
è una coppia di lunghi ottima, perché giocano bene gli spazi, sono intercambiabili, non hanno ruolo, uno gioca da 4, l'altro difende sul 5, anche durante la partita stessa spesso cambiano di posizione, insomma mi piace giocare la pallacanestro in questa maniera qua, e sicuramente la possibilità sempre di avere, di cavalcare un mismatch o comunque di non andare mai sotto difensivamente e di riuscire sempre a mantenere una certa pressione sulla palla. Insomma, questo è un concetto molto importante, quello che hai espresso. A proposito, Ranuzzi, Danilo, insomma, ti sei allenato, ci hai giocato una stagione intera, insomma, credo che anche ti abbia insegnato tante, chiamiamole malizie, tanti segreti, tanti ferri del mestiere per le botte e le lotte che ci sono sotto canestro, no? Sì, sì, ma Alex è sicuramente un giocatore di grande grinta, è un giocatore che dà tanto alla squadra. E ecco, sono molto contento che quest'anno anche in Serie B sta facendo abbastanza bene. Ecco. Voi eravate insieme a Cento, che è stata una delle tappe del tuo peregrinare, no? In Emilia-Romagna, Forlì, Cento, Ferrara e adesso Ravenna. Però c'è qualcosa di nuovo quest'anno per te nella chiamata di Ravenna, perché Ravenna, se non sbaglio, correggimi, è la prima squadra che ti ha davvero proposto un contratto biennale. Questo ti ha, cosa ti ha dato? Cioè, che stimolo ti ha dato questo? Sì, è stato il mio primo contratto biennale a, a Ravenna, sicuramente una situazione nuova per me. Ecco, in questo anno mi sono trovato con una squadra, come abbiamo già ripetuto tante volte, giovane. Sicuramente ogni anno nella mia carriera è stato qualcosa di diverso. Come hai detto te, a Cento è stato un anno di mia rivelazione in questo campionato. L'anno scorso a Ferrara, comunque in una squadra molto lunga, molto profonda, fare bene in una squadra del genere, stare con pochi minuti in campo e cercare di fare bene, anche questo è stato un step in avanti. Questo anno sicuramente è un anno dove ho tantissime responsabilità e anche la mia responsabilità in questo momento difficile di cercare di spronare e dare una spinta ai ragazzi, anche se sono giovane, 23 anni, però paradossalmente sei uno di quelli che ha più vissuto in Serie A2 rispetto a tanti altri tuoi compagni. Sì, ho passato tante esperienze prima di Forlì, ho giocato anche a Montegranaro, eccetera, quindi ecco, mi sento con tanta esperienza e adesso anche in dovere di dare qualcosa di diverso a questa squadra, non solo i punti che ovviamente e credo che arriveranno sicuramente in futuro, che magari in questo momento non stanno arrivando, però dare qualcosa di diverso, dare qualcosa di sulla diciamo a livello emotivo, soprattutto in questo momento difficile alla squadra. Ecco, a proposito, c'è una considerazione anche da casa, Francesca, che arriva sul momento di Ravenna e te la faccio leggere tra qualche istante, perché prima facciamo vedere una slide. Tu, dal punto di vista emotivo, dell'intensità, quello che dovete dare, non solo te Danilo, ma tutti, è importante, perché abbiamo messo a confronto a sinistra i numeri che ha Ravenna, a destra i numeri che hanno l'avversario di Ravenna, quindi vediamo come dal punto di vista della media punti dell'avversario sia molto alta, è la squadra che segna di più, e gli avversari sono quelli che segnano di più contro di voi, e la valutazione ovviamente è molto alta. Dov'è il problema in questo momento? È difensivo? Perché poi dopo nella partita con Cividale ci sono state 12 palle perse nel primo tempo, sulle 19 totali, però forse è in difesa che dovete costruire un muro per poi avere più fiducia anche in avanti. Ma è una domanda un po' scomoda in questo momento, e in questo momento manca un po' tutto secondo me, però sicuramente la difesa è punto di partenza fondamentale, perché sicuramente con le buone difese riesci ad avere la fiducia in attacco, e sicuramente con buona difesa dopo anche le percentuali in attacco si alzano. Il problema è che anche segniamo pochi canestri, c'è da dire anche questo, però secondo me bisogna partire dalla difesa assolutamente, cercare di stare uniti soprattutto nei momenti difficili, quando la partita comincia a andare verso la parte sbagliata, dove spesso non riusciamo a stare uniti e magari a ribaltare questa situazione. Ecco.
Ecco, con i momenti in cui subito un break bisogna esatto. restare solidi, sì. forti e non patirlo, perché dopo il break si prolunga e sappiamo appunto come rischia di andare a finire. Abbiamo una considerazione da casa, vero? Sì, infatti il nostro fedelissimo Riccardo scrive: sono sicuro che la squadra abbia grandi potenzialità e sono sicuro che lo tesoriere quanto prima riesca a farle esprimere ai suoi ragazzi. L'unica cosa che però ho notato in queste tre partite è che nei momenti di difficoltà la squadra si disunisca un po' e si appoggi sulle individualità dei singoli. Cosa ne pensa di ciò Danilo? Comunque sono assolutamente fiducioso e so che sarà un momento difficile, ma i ragazzi sono giovani e forti e Ravenna ha fiducia in voi. Ovviamente si complimenta anche per il percorso forlivese. Credo che un po' quello che dice il nostro telespettatore sia quello che stai esprimendo te, a parole, vero? Ma direi che è una cosa che si vede anche sì. dall'esterno, ecco, quindi credo che è una cosa vera, che dobbiamo lavorare su questo aspetto, soprattutto di stare uniti, stare insieme. È un punto che dobbiamo migliorare assolutamente per poter risolvere questa situazione. Esattamente. Allora, Francesca, prima con Fabio avevamo detto che forse le avremmo svelato delle curiosità che non so se anche lui conosce o meno, perché ci sono dei fili sottili, no? che legano un po' la storia al presente. Eh sì, infatti, perché non so se tu, Fabio, sei fatalista, se credi nel destino, però so che Forlì è tornata nella storia della tua famiglia più volte, più riprese, anche in passato. Non so se sei a conoscenza del fatto che tuo nonno, Claudio, nel 1967 venne contattato proprio dalla allora società forlivese per cominciare a giocare per Forlì. Poi purtroppo non si è avverato questo, non ha potuto giocare quell'anno perché ha deciso di rescindere il contratto per andare proprio a Casale Monferrato, e quindi da lì poi è iniziata la storia che ci hai raccontato anche tu. Quindi questo non la sapevi, molto bene. Altra cosa, abbiamo trovato curiosa, anche un lavoro. Vedi, ti abbiamo fatto scoprire una cosa nuova, poi glielo chiederai anche tu di persona. Forlì poi è tornata nuovamente nella storia della tua famiglia in maniera indiretta, diciamo, perché sia tuo padre Andrea che tuo fratello Luca, durante l'esperienza che ha avuto qui in Romagna, a Lugo in particolar modo, nella stagione 2019-2020, sono stati allenati entrambi da Gianluigi Galetti, forlivese anche lui. Questo lo sapevi però? Sì, perché mio papà è stato allenato a Riva, che mio fratello poi nacque quando mio papà giocava a Riva, quindi, e poi a Lugo mio fratello... Quindi vedi che un po' il forlivese si era già insinuato nella storia della dinastia dei Valentini, quindi dai, diciamo che ormai era un predestinato a Forlì, ma a parte ciò, prima parlavi un po' di quello che ti ha convinto di Forlì, quindi voglio capire ancora meglio che cosa effettivamente del progetto forlivese ti piaceva ancora prima di essere contattato e che cosa ti ha convinto poi ad andare e accettare questa opportunità. Soprattutto le stagioni antecedenti a quella di quest'anno, del percorso di Forlì, che si è sempre rivelata una società che voleva ambire alle prime posizioni del campionato. Poi l'anno scorso si sa bene, gli anni prima è arrivata prima, poi è uscita subito in playoff, ha campionato interrotto col Covid, era tra le prime posizioni, quindi comunque è sempre stata una società di alto livello. Poi anche il fatto che di vivere in una società ambiziosa, ben organizzata, poi avendo anche qua Andrea Fabrizi, che io l'ho avuto 6-7 anni a Casale, quello mi ha aiutato anche molto a decidere la scelta. Era un po' più facile adattarsi nei primi giorni che magari andare in un posto totalmente nuovo. Eh sì, infatti, probabilmente avere un volto amico in una realtà completamente nuova deve aver aiutato. Che emozione è stato ritrovarlo dopo tanti anni comunque? Io con lui ho sempre avuto un bel rapporto perché mi ha allenato nelle giovanili, quindi quando proprio ancora lo vivi come passione al 100%. E poi Andrea è un vecchietto, ma dentro è giovane perché è sempre, sempre felice, ti porta entusiasmo, ti porta adrenalina. E in un vice allenatore credo che sia una degli aggettivi, si può dire, più importanti, perché molte volte l'allenatore guarda i dettagli, però comunque chi mette entusiasmo molte volte è anche il vice, quindi è uno dei vici allenatori di alto livello, secondo me, in questa Lega qua. Fabrizi, che
affianca Antimo Martino, di cui abbiamo parlato anche prima. Ormai siamo alla quarta giornata di campionato, il tuo talento ormai lo hai messo in campo e tutti lo vediamo. Sei sicuramente un atleta molto giovane, veloce, estroso e, come dicevamo prima, le tue responsabilità te le prendi, sei molto deciso. Con tutte queste qualità, fra tutte queste qualità, su cosa sta puntando principalmente Antimo con te? Che cosa ti sta chiedendo di esprimere in campo? Ma già dalla prima telefonata a giugno mi aveva chiesto di migliorare in difesa, perché vedeva delle lagune difensive. Stiamo lavorando tanto sulla difesa, perché è una cosa che onestamente anch'io so che mi manca, perché a Casale ero sempre uno tra quelli più utilizzati, quindi magari certe volte la prendevo come, tra virgolette, riposo, ma non è riposo, è solo che giocando tanti minuti, anche perché a Casale ci sono stati gli ultimi 2 anni di infortuni gravi, sì, per le squadre, quindi diciamo che mi riposavo, tra virgolette. E adesso come ti stai inquadrando in campo, Antimo? Perché sai, definirti unicamente un play è poco, è riduttivo. Anche perché poi, Francesca, la coppia, permettimi, casomai dimmi anche a me qualcosa su questo, la coppia con Penna, giocando anche insieme, funziona come? No, sicuramente quando ho 2 playmaker che sono intercambiabili, perché alla fine sia Lollo che io siamo titolari come cambi, perché certo, credo che in una squadra di 10 giocatori tutti devono essere bravi a fare i titolari, tutti devono essere bravi a fare i cambi, quindi poi secondo me il fattore di 2 playmaker che giocano assieme è più facile, perché sai cosa ha bisogno l'altro giocatore, perché quando sei in difficoltà te, sì, l'altro playmaker sa come metterti in ritmo, sa come toglierti dalle difficoltà, quindi questo secondo me è un punto chiave per andare bene in coppia. Tu come giocatore come ti definiresti e soprattutto che cosa vorresti trasmettere quest'anno al pubblico e alla squadra? Ma io sono un giocatore che ama divertirsi e ama far divertire. Credo che poi la tattica, la tecnica venga da sé, però se tu non giochi col sorriso, te non giochi spaesato, entri in un tunnel che è difficile poi uscirne, perché secondo me prima di tutto non è un lavoro ma è una passione, un divertimento giocare a basket. Poi sì, è un lavoro perché comunque siamo pagati per far questo, però sicuramente prima di questo c'è la passione, c'è il divertimento, c'è l'essere gruppo nelle situazioni più difficili, ma anche quelle più facili, perché è facile essere un gruppo quando si vince, quando tutto va bene. Certo. Quindi... Beh, in che cosa speri che questa esperienza forlivese ti arricchisca? Ma come uomo prima di tutto, perché vivere da solo prima di tutto ti fa migliorare come uomo. Poi a livello cestistico, di sapere il gruppo all'interno di una società, è una squadra ambiziosa, una squadra che vuole puntare a qualcosa di importante, e voglio imparare a essere importante per una società ambiziosa. Prima ti ho detto che cosa vorresti trasmettere al pubblico, non a caso, perché Forlì è una piazza molto passionale, molto sanguigna, e quindi voglio chiederti che emozione, che sensazione è stata quella di poter scendere in campo con una platea come quella del pubblico forlivese. Ma che rapporto stai instaurando con loro e come ti sembra? Ma già la presentazione che facemmo ad agosto, c'erano 1100 persone, è una cosa che non era mai successo, quindi già lì ho detto vabbè, è un bel inizio per un bel campionato. Poi partita dopo partita si sta un po' più riempiendo, noi speriamo di arrivare a quei 2 o 3 anni fa dove c'erano 4.000-5.000 persone ogni partita, ogni domenica. Vogliamo arrivare a quello, perché sicuramente il campo, sicuramente il pubblico ti aiuta poi a vincere, perché magari quando sei in un break degli avversari loro ti aiutano a tirare su di morale. E giocare in un pubblico come quello di domenica ci ha aiutato parecchio a reinvertire il trend del terzo quarto. Sì, è vero, assolutamente. A proposito di pubblico, Federico, vengo anche a te, perché la prima puntata di Panorama Basket di questa stagione avevamo Torreggiani della Virtus Imola ospite qui, e con lui mi sono permesso di dire che l'anno scorso, quindi il campionato 2021-2022, di fatto ha ricreato la passione forte che c'è a Imola, perché è forte quella in casa Virtus, è forte quella in casa Andrea Costa,
Imola ha riscoperto i suoi popoli, ho utilizzato questa espressione qui. Davvero come la stai vivendo anche tu in questa stagione e nella stagione scorsa il rapporto con questa realtà che vive di basket come Imola? Sì, Imola è una città che vive di basket. I nostri tifosi sono speciali, non ci hanno mai fatto mancare il loro sostegno l'anno scorso e anche quest'anno le prime partite. E poi c'è questo effetto che fa giocare al Palaruggi, che è qualcosa di magico, è qualcosa di davvero particolare. Infatti quello che dico ogni tanto ai miei ragazzi in spogliatoio è: voi dateci, mettete in campo tutto quello che avete, poi quando non ne abbiamo più ci pensa al Palaruggi, cioè, perché davvero quello che si crea con i nostri tifosi è qualcosa di importante, i giocatori lo sentono, tutti noi lo sentiamo. È bello, insomma, fare basket a Imola, perché poi anche quando, insomma, giri per il paese magari ti fermano, ti riconoscono. Diciamo che questo amore per la pallacanestro non è mai finito. Poi ovviamente insomma, sono tutti consapevoli che non si è più ai tempi della Serie A, no. Però quello che mi ha fatto davvero tanto piacere l'anno scorso è stato riscontrare il fatto che i tifosi apprezzavano quello che la squadra metteva in campo. Io sono dell'idea che quando la squadra metta in campo anima e cuore, quando una squadra mette in campo sempre grinta, lotti su ogni pallone, poi puoi vincere o perdere le partite, certo. Ma il tifoso ti continua a venire a vedere, il tifoso si innamora. Insomma, questo lo vogliamo provare a ricreare anche quest'anno, perché secondo me è una cosa fondamentale per riuscire a ottenere certi obiettivi, creare questo feeling con i tifosi. E questo feeling con i tifosi lo crei solamente dal tuo atteggiamento in campo, che deve essere sempre positivo, sempre insomma. Sì, ma tu, Federico, stai entrando piano piano dove io ti volevo portare, perché l'hai citato te il termine obiettivi, e con un fortino, tra virgolette, come può essere il Palaruggi, in passato ha dimostrato di esserlo. E qual è l'obiettivo che vi ponete? Perché l'anno scorso stupire avete stupito, arrivati ottavi. Quest'anno dovete fare qualcosa di più che stupire? Non lo so. E nell'ottica della formula, anche riuscire ad arrivare, diciamo così, eventualmente, se poi Andrea Costa arriva tra le prime quattro, tanto di cappello, ma se non ci arrivasse, mantenere comunque la possibilità di giocarsi col vantaggio del fattore campo, del vantaggio del Palaruggi, un eventuale spareggio. Guarda, l'obiettivo quest'anno penso che sia molto semplice individuarlo su tutte le squadre. Cioè, tutte le squadre hanno l'obiettivo di fare la Serie B d'eccellenza il prossimo anno, tolto, come ti ho detto all'inizio, le prime magari 3-4 squadre che hanno l'obiettivo di andare in A2, perché Firenze, Rieti e Faenza penso che, insomma, non si possa accontentare. E la quarta? La quarta non lo so. Secondo me, ho detto che prima, tolte quelle tre lì, dopo c'è tanto equilibrio. Esatto. Anche se poi Faenza stessa ha dimostrato di non essere immortale, certo. Perché comunque ha perso in casa con Imola. Esatto. Insomma, adesso è molto presto, ci sta. Però, insomma, ti ripeto, l'obiettivo di tutte le altre squadre è quello di rimanere in Serie B, è quello di fare il prossimo anno la B d'eccellenza. Quindi, ovviamente, riuscire ad arrivare nelle prime quattro per noi sarebbe un sogno. L'obiettivo è quello di arrivare sicuramente nelle 12 e arrivarci nel miglior modo possibile. Esatto. Onestamente penso che una volta arrivati ai playoff, cioè dalla quinta alla dodicesima, dipende molto come ci arrivi. Sì. Perché poi una serie al meglio delle 5 sicuramente abbiamo un fattore campo importante, quindi giocare con l'eventuale bella in casa ci potrebbe dare una mano, ma fa molto più la differenza arrivarci con del gas, arrivarci con degli equilibri di squadra ben definiti, e questo farà la differenza alla fine. Assolutamente, un po' il discorso che facevamo anche prima. Danilo, poc'anzi Fabio ha parlato appunto di quali sono i suoi obiettivi personali. Prima ti ho fatto la domanda sul contratto biennale, ma in cosa Danilo Petrovic sente che vuole migliorare, vuole crescere, vuole affermarsi? Diciamo, sei già un nome per il campionato di A2, però hai ancora tanta strada davanti a te. Questa strada dove ti deve portare? Sicuramente il mio obiettivo principale in questi 2 anni, quello che io vorrei fare, poi adesso abbiamo cominciato male, però io sicuramente
so che è una strada lunga, però mi piacerebbe un domani giocare nella massima categoria. Sì. So che in questo momento parlare di questa cosa è una cosa un po' difficile da immaginare, però io sono venuto qua con questa idea qua. La tua evoluzione personale come giocatore, quale vorresti che fosse? Ma io mi reputo un giocatore, un 4 moderno, diciamo un stretch 4, che è sicuramente l'arma principale è il tiro. Poi mi piacerebbe quando anche... Quando poi entri in scia, in fase. Sì, sì, mi piacerebbe sicuramente lavorare in questo anno, ho già parlato con coach di questo, e prendere un attimo anche un pochino la doppia dimensione, cioè andare anche spalle a canestro, perché quando sei tiratore, quando gli avversari ti fanno scouting, questi tiri si chiudono, quindi bisogna avere delle doppie opzioni, ecco. Quindi ecco, mi reputo come un stretch for moderno, esatto. Che apre il campo. Ecco, però lavorare di più anche, lo hai detto lavorare tu stesso, sul gioco spalle canestro, di avere sicuramente la doppia interna. Dimensione che mi permette di avere più opzioni in attacco. E credo che possa fare bene non solo a te, ma ovviamente anche a Ravenna in questo modo. Dimmi una cosa prima di andare in pubblicità, che tipo di giocatore è il tuo compagno di reparto Lewis? Perché dovevi imparare a conoscerlo ancora, anche voi credo. Sì, è un giocatore che è venuto ormai, non so, da un mesetto, si allena con noi. Noi, a differenza di Forlì, a differenza di altre squadre, abbiamo integrato il nostro lungo americano dopo un pochino di tempo. Sì. E quindi anche su questo punto di vista siamo un po' indietro. È sicuramente un giocatore che ha bella stazza fisica e sicuramente in questo campionato può dare tanto. E secondo me anche lui in questo momento si sta integrando e sta conoscendo tutti quanti. Ecco. Siamo un pochino indietro anche su questo, quindi credo che è una serie di cose che porta a questo risultato, però credo che abbiamo la voglia e che abbiamo il potenziale di reagire. Perfetto, allora adesso noi ci dobbiamo fermare ancora qualche istante, poi ritorniamo qui con la terza parte di Panorama Basket e anche tante altre curiosità che vi proporremo. A tra poco. Eccoci di nuovo in onda, terza parte di Panorama Basket, stavamo guardando i vostri messaggi e tra poco ne leggeremo ovviamente tanti di quelli che ci avete inoltrato questa sera e di cui vi ringraziamo assolutamente. Prima stavamo parlando ovviamente di obiettivi più o meno diciamo a medio-lungo periodo, ci sono però delle partite importanti nell'immediato, importanti dal punto di vista della classifica, di come sono sentite, vissute, percepite dalle tifoserie e che coinvolgono anche una persona seduta qui in questo studio in maniera molto, molto diretta e molto personale, che è il nostro Federico Grandi, perché si gioca Andrea Costozzano. Allora, non è il battesimo del fuoco, perché Andrea Costozzano ormai c'è già stato l'anno scorso due volte, c'è stato in Supercoppa, quindi diciamo te lo sei tolto il dente, no Federico? Però giocare contro la tua città, dove tra l'altro vivi e lavori, no? Sì, sì, sì. Quindi, oltre che quello di cui hai vissuto tutta la tua carriera pre-Andrea Costa, e la vediamo anche riassunta in una slide, la tua carriera che ti ha portato con due promozioni anche come, diciamo, blasone per te e per il New Flying Balls, e poi a vivere questa esperienza con Andrea Costa. Insomma, ancora un sapore speciale però questa gara. Beh, sicuramente sempre una partita diversa dalle altre. Per me, ma per tutti, perché comunque un derby sentito e negli ultimi anni insomma è nata questa rivalità e quindi sarà una partita un po' diversa rispetto alle altre, come è giusto che sia un derby. Loro sono un'ottima squadra, hanno mantenuto l'ossatura dell'anno scorso, quindi è una squadra che già adesso è molto ben rodata, si conoscono bene, giocano sono molto avanti a livello di collaborazione offensive, di esecuzione, quindi sarà sicuramente una partita molto molto complicata, molto tosta. Insomma, dice qualcosa il precedente di Supercoppa o va dimenticato? No, penso che in quella, almeno la Supercoppa, per come la vedo io, ma per come la vediamo anche in tanti, è una preparazione al campionato. Poi è ovvio che si giocano partite ufficiali, quindi tutti insomma vogliono provare a vincere, a fare il meglio, però
insomma, in Supercoppa insomma, di solito le partite si preparano il giusto, comunque non c'è la stessa tensione che c'è in campionato, quindi sarà sicuramente una partita diversa. Dobbiamo, ecco, delle due ricordarci le partite che abbiamo giocato l'anno scorso, sì, contro di loro, che sono state due battaglie molto combattute, molto, sì, fisiche, con contatti duri, e quindi dobbiamo essere pronti a giocare questo tipo di partite. Io però, restando anche alla slide, la storia che tu hai scritto quest'anno è una storia importantissima. Ti voglio chiedere che storia vuoi scrivere, vorresti scrivere, pensi nella tua testa, sogni, ambisci di scrivere con l'Andrea Costa, contratto biennale, questo è il tuo secondo anno, il primo sappiamo tutti com'è andata, ma come lo vedi il tuo percorso, la storia che vorresti vergare con la penna per questa società? Ma sicuramente fare un percorso come quello che è stato Ozzano sarebbe un sogno, farlo a Imola, vediamo, adesso insomma c'è tempo, vediamo anno dopo anno. A Ozzano sicuramente è stato un percorso fantastico, io sì, ho iniziato come assistente allenatore all'allora Gira, ero un ragazzino, avevo 20 anni, mi ricordo che mi contattò l'allora amministratore delegato Stefano Dallara, gli serviva un assistente, e in quell'anno il capo allenatore era Faina e in squadra c'erano Esposito, Fazzi, era una squadra insomma di un certo tipo per me, sì, insomma. E quindi ho fatto gli anni da assistente lì, gli ultimi anni con Stefano Salieri, con cui poi dopo ho condiviso anche, insomma gli ho fatto anche da assistente nelle due esperienze a Bologna, quindi Eagles prima e Bianco-Blu dopo, e poi dopo sono stato contattato da Cuzzani, il presidente di Ozzano, e allora facevano la C2, io in quel momento non avevo offerta, avevo voglia di rimanere vicino a casa, di continuare a lavorare, quindi ho accettato volentieri, e dopo è stato un percorso magnifico, perché insomma sono rimasto 8 anni, in questi 8 anni abbiamo insomma fatto delle belle scalate, siamo partiti da una realtà provinciale, da un campionato regionale, fino a giocare una Serie B insomma di buon livello, quindi insomma è stato un bel percorso. 156 vittorie su 255 panchine, sono numeri. No, tante. Porto dei ricordi bellissimi di Ozzano, come è normale che sia, poi insomma è casa mia, però sono molto contento di questi anni a Imola, avevo bisogno di nuovi stimoli, avevo bisogno di cambiare aria per crescere anche personalmente, quindi ho colto al volo insomma l'occasione che mi ha dato Alessandro Domenicali, e quindi comunque ti sei spostato di pochi chilometri. Sì, una mezz'oretta. Ecco, cioè, nella tua idea ti senti pronto al grande salto come ad esempio ha fatto Fabio Valentini? Sì, perché no? Perché no? È ovvio che per un allenatore è un po' più difficile rispetto a un giocatore, soprattutto con ai tempi d'oggi. Nel senso, un giocatore sa che fa la sua carriera, arriva a un certo punto e poi dopo si costruisce il proprio futuro, no? Per un allenatore invece devi sempre pensare al tuo futuro, a quello che sarà, però insomma se ci fosse una bella prospettiva, perché no? È perché ci sono anche dei grandi salti rimanendo anche a pochi chilometri da casa lo stesso, ovvero ce lo dicono dai nostri telespettatori. Eh sì, ad esempio c'è Gianluca che scrive: ma Federico, possibile che la Fortitudo in A2 con i problemi che ha non abbia mai pensato a te? Adesso c'è Dal Monte, che comunque è sempre molese, quindi però... Insomma, dai, io, insomma... No, l'anno scorso, a dire la verità, avevo parlato per fare l'assistente in Fortitudo, poi alla fine, insomma, hanno preso altre strade, quindi, insomma, sono andato a Imola, sono molto contento della scelta. Insomma, c'è tempo, sono molto giovane, dai, per essere un allenatore, penso... di avere ancora, insomma, di voler allenare ancora per parecchi anni, e quindi c'è tempo, mai dire mai. C'è tempo. Tra l'altro, una curiosità: hai parlato di assistente alla Fortitudo, adesso domenica sfida tra chi Antimo Martino, poi è stato head coach della Fortitudo, e Raiola, che è stato il suo assistente e ora è il capo allenatore a Chieti. L'hai già detto, insomma, una partita che Forlì vuole vincere. Lo chiedo a te, Danilo, che ci hai giocato contro Chieti. Forlì deve portare a casa come, secondo te? Cosa deve fare attenzione? Ma secondo me Forlì la porterà a casa.
Secondo me, poi certo. La partita non si sa mai, secondo il mio punto di vista. Non si dice mai, dai, non si dice mai. Non si dice mai. Non si dice mai. Dai, lo scouting, dai. Quali sono le cose più... Chieti sicuramente è una squadra che, cioè, diciamo, è il nostro... Fa un attimo il nostro tipo di campionato, c'hanno giocatori esperti come Ancelotti, sui lunghi, eccetera, quindi sicuramente devono stare attenti, soprattutto perché in questo campionato secondo me può capitare che ogni squadra può battere, sì. Tutti possono battere tutti, ecco. Voi adesso dovete invece giocare con Nardò in casa. Nardò, una cosa spicca di Nardò in queste prime partite è il grande campionato, avvio di campionato che sta facendo Mitch Poletti, davvero resuscitato ad alti livelli, come lo si conosceva anche, diciamo, anni fa, se non addirittura meglio. Però che partita è e soprattutto che cosa voi volete, vi imponete di fare in questo match contro Nardò? Ma noi sicuramente dobbiamo cercare la vittoria perché siamo in un momento veramente di difficoltà, ecco, quindi dobbiamo cercare di portare due punti sul tabellone, soprattutto perché giochiamo a casa, avremo il vantaggio dei nostri tifosi, ecco. Nardò, anche questa è una delle squadre che secondo me in questo campionato potrebbe essere una delle nostre avversarie per il tipo di campionato che stiamo affrontando noi. Esatto. E quindi un, diciamo, scontro diretto che a fine campionato vuol dire tanto questa partita. Portarsi a casa, perché esatto. Nella fase ad orologio si porta a casa i esatto. Punti negli scontri diretti, quindi esatto. Potreste anche finire nella stessa, diciamo, nello stesso gruppo della fase d'orologio. Esatto, quindi è una partita molto importante per noi, ecco. Dobbiamo provare e cercare di portarla a casa. Ecco. Con grande unità di intenti, Francesca, l'unità di intenti che però l'abbiamo anche notata molto, Antimo Martino su questo è stato decisamente chiaro fin dalla preparazione, che era un obiettivo che Forlì doveva avere, no? Sì, infatti un obiettivo che anche da casa hanno notato, infatti come scrive anche Antonio da Forlì, che quello che ha notato in queste tre partite è stato proprio il fatto che non solo la squadra ha resistito anche al ritorno degli avversari, ma non si è mai disgregata, è sempre stata una squadra unita. E allora a proposito di questo voglio chiedere a Fabio che tipo di legame avete creato tra voi giocatori, perché è indubbio il fatto che ci sia una sintonia tale che porti anche risultati in campo, lo scrivevi poi anche tu Enrico in un tuo articolo, che quello che si nota è proprio questa forte sintonia, questo gruppo unito. No, d'accordo, cioè siamo un bel gruppo, ci troviamo bene sia dentro al campo che fuori, quindi questa secondo me è una delle chiavi che poi fa vedere ai tifosi e a voi il fatto che dentro al campo nei momenti di difficoltà siamo comunque in grado di rialzarci assieme e non peraltro tutte le tre partite sono state fatte da noi un break e poi comunque abbiamo subito un contro break, come normale che sia nelle partite di basket, quindi in queste partite siamo sempre stati capaci di portarla a casa nonostante questi break degli avversari. E man mano che andiamo avanti col tempo dobbiamo imparare a fare i break e a non subirne per diventare una grande squadra, perché le grandi squadre non si rilassano mai, né magari in queste tre partite abbiamo avuto dei momenti in cui ci siamo rilassati e dobbiamo eliminare questi momenti qua. Un momento in cui vi siete rilassati, che non ci dovranno essere, tutto per costruire una squadra grande, forte, che può ambire a che cosa, secondo te? Noi puntiamo ad arrivare il più in alto possibile nella regular season, ma come ho detto prima, i campionati vanno poi visti a aprile, maggio, giugno. Una volta che magari arrivi i playoff, poi da lì si vedono le grandi squadre, perché come l'anno scorso ci sono state le grandi squadre che hanno fatto un grande campionato, poi magari arrivi ai playoff in cui uno dei tuoi migliori giocatori c'ha un acciacco, eccetera, e come l'anno scorso Udine poi non riesce certo. A salire. E quindi adesso noi dobbiamo essere bravi a gestire le partite, ogni partita, ma comunque a guardarlo a lungo termine, perché i campionati poi vanno visti, come dicevano prima, a lungo termine. E invece nella personalissima carriera di Fabio, come ti vedi tu in futuro? Come ti vedi? Quali sono i traguardi che vuoi ancora raggiungere, che ti sei prefissato? Ma è come ogni giocatore, ambire alla massima serie, perché credo che ogni ragazzo inizia a giocare a basket per poi ambire a qualcosa
di più grande nel proprio paese, quindi a quello, però non vivo niente con la fretta, penso che sia tutto di guadagnato, quindi cerco di guadagnarmi ogni giorno in campo quel qualcosina in più che poi può venire da solo. Ambira la massima serie con quale squadra? Quale sarebbe la squadra dei sogni in cui vorresti giocare? Ma io sono un giocatore che dà sempre tutto per la maglia che indossa, poi se viene per con Forlì sono contentissimo, ma credo che giocare per la propria città è sempre comunque un qualcosa di importante, però adesso sono convinto della scelta che ho fatto, voglio dare il massimo per Forlì e lo farò e lo sto facendo, quindi per adesso dico Forlì. Per adesso dici Forlì. Ti piacerebbe giocare in particolar modo con qualcuno? C'è un qualche giocatore che ti piace particolarmente che vorresti avere come compagno di squadra? L'ho già avuto, mio fratello, quindi alla fine diciamo che per 15 anni della mia vita ho giocato con lui ed è stato emozionante. Poi c'è stato anche il papà, quindi alla fine, poi anche il cugino, un po' di, sì. Diciamo, non è una cosa proprio normale. E allora fermati un attimo lì, Francesca, perché adesso riprendiamo un attimo, ovviamente non avremo tempo di scrivere tutta la storia della famiglia Valentini, ma per sommi capi ci concentreremo su questo dopo essere andati a salutare i nostri partner. Sì, Enrico, parliamo di Basketball Stars Camp. Viaggia, impara le lingue, gioca a pallacanestro. Se vuoi vivere un'esperienza internazionale a 360 gradi, partecipando ai camp di più alto livello di Spagna e Stati Uniti, anche quest'estate Basketball Stars Camp trasforma i tuoi sogni in realtà. Se hai tra i 12 e i 18 anni, Richard Lelli, Simone Pieric e uno staff tecnico di primo ordine ti aspettano con entusiasmo, professionalità e impegno per accompagnarti in una vacanza indimenticabile durante la quale potrai imparare da tante scuole cestistiche, culture e allenatori diversi. Due turni a Vitoria con partenza il 25 giugno e il 2 luglio per essere protagonista al camp del Basconia, soggiornare nella sua foresteria e allenarti dove lo fanno i campioni d'Europa e dell'Eurolega. E poi altre due settimane a New York e Philadelphia, alla scoperta dei playground e dei templi del basket universitario e professionistico americano. Dal 19 luglio al 1 agosto potrai giocare, divertirti, visitare le due metropoli e allenarti per migliorare la tua tecnica al Sixers Camp, riservato ai maschi, o al Nike Camp per le ragazze. Imparerai i segreti degli atleti e dei coach a stelle e strisce, vivrai da vicino il sogno NBA e potrai immergerti anche nello spettacolo della WNBA. Spalanca gli occhi e costruisci il tuo futuro con Basketball Stars Camp, il camp estivo che abbatte le frontiere. Scopri tariffe e programma su basketballstarscamp.it e prenota subito agli indirizzi in sovrimpressione. Ed eccoci di nuovo qua, ultima parte di Panorama Basket, con qualche riflessione da casa che vogliamo anche far conoscere a tutti voi, no? Sì, ci scrivono: grande Fabio, sei fortissimo, e poi ci chiedono notizie su Radonjić. Ma sta bene, è solo una grande botta, però da domani credo che torni ad allenarsi con noi. Benissimo. Molto bene, poi ciao a tutti, onestamente questa Unieuro per ora mi sta piacendo molto, Valentini, fatte le dovute proporzioni, mi ricorda Fumagalli e speriamo che continui così, scrive Moreno. Allora, volevo dire anche una cosa sul paragone, molti dicono Corrado Fumagalli, l'ha detto anche Carlo Abbondanza in telecronaca con me, io faccio un altro nome, Marco Lamperti, mi ricordi molto il Marco Lamperti che giocò a Forlì, nel campionato 87-88, poi tanti anni a Reggio Emilia, hai molto di lui. Vai. E poi c'è un bellissimo messaggio che inizia così: boh, salutami, sono la tua sorellina Irene, grazie e ti voglio bene. Ciao Irene. Ed è così che apriamo allora il grande capitolo della famiglia Valentini, che come abbiamo accennato già all'inizio è totalmente votata alla pallacanestro, perché abbiamo detto il nonno, il padre, il fratello e poi dicevi anche le sorelle, che si chiamano come? Marta, Irene ed Emma. E giocano anche loro tutte e tre. Adesso sono la più piccolina perché le altre due hanno deciso di studiare, giustamente, perché credo che sia meglio così. Molto bene. Beh, intanto voglio chiederti com'è nascere e crescere in una famiglia interamente dedicata a una passione così forte. Cioè, parlerete pure di pallacanestro tutto il giorno voi? Ma è una cosa che cerchiamo di evitare, perché sennò è davvero un 24 ore su 24 parlare di pallacanestro. Anche poi mio fratello adesso non vive più con noi, è andato a vivere da solo,
e quindi l'anno scorso era me e mio papà dopo le partite, quindi cerchiamo sempre di scindere le due robe, perché sennò poi diventa un peso e sì, non è giusto, ma né per me né per i miei compagni, perché credo che l'allenatore deve essere allenatore in campo, poi quando lo è fuori deve essere uguale con tutti sullo stesso livello. Esatto. Quindi quello deve essere una cosa più importante per far bene. Non deve essere neanche facile, però suppongo che nei vostri momenti di ritrovo in famiglia abbiate anche giocato un po' tutti insieme. Sì. Ecco, allora voglio chiedere, chi è il più competitivo di tutti? La più piccola. Davvero? Non è vuole solo vincere, cioè non può perdere. Quindi Però quando si tratta di chiedervi consiglio, di supportarvi a vicenda, voi siete molto uniti. No, sì, siamo comunque uniti. Io allora voglio cominciare intanto a indagare un po' sul legame che hai con i tuoi familiari, in particolar modo con tuo padre e tuo fratello, perché come dicevi tu avete giocato insieme l'anno scorso, la tua ultima stagione a Casale l'hai fatta proprio per amore della tua famiglia. Com'è stato giocare assieme? Che emozioni hai provato? Ma devo essere... alla fine non è stato il primo anno che abbiamo giocato assieme, perché mio papà ci aveva allenato anche quando c'era l'Under 19 ancora. Okay. Quindi abbiamo fatto già quell'anno in cui avevamo provato questa situazione un po' strana, da dire. Poi è sempre diverso perché lì sei giovane e l'anno scorso diventi professionista e giochi per degli obiettivi personali e di squadra, quindi alla fine non è stato facile, allo stesso tempo però alla fine tu lo sai inconsciamente ed tu sei un po' più tranquillo se fai un errore, che comunque poi c'è il fratello, c'è il papà che ti possono capire più di ogni altra cosa, perché alla fine sei una famiglia anche dentro al campo, anche se non lo vuoi far sembrare. E pensi che questo sia un valore aggiunto? Assolutamente, sì, sì. E quando hai scelto di venire a Forlì, che cosa ti hanno detto i tuoi familiari e che cosa ti hanno consigliato? Ma mio papà lo sapeva, perché avevo già parlato con lui l'anno prima ancora e sapeva già della mia scelta. Ma sempre mi ha detto semplicemente di essere me stesso e di non cambiare in nessuna circostanza, perché alla fine un giocatore deve essere sempre se stesso per far bene. Poi so che tuo fratello era già stato appunto qui in Romagna, prima all'Andrea Costaimo, no perdonami, prima a Lugo nel 2017-2018 e poi all'Andrea Costaimola. E che cosa ti ha raccontato della Romagna? Mamma ha detto che si mangia molto bene. Immaginavo. Infatti poi lui è venuto a vedermi in casa contro Mantova e poi siamo andati a cena, siamo andati in un posto lì a Forlì. E la prima cosa che ha detto è qua quanto mi mancavano questi piatti qua, quindi... mi ha raccontato poi della passione che c'è qua. Certo. In Romagna, è una roba, vivono di pane di cappelletti. Cappelletti, bravissimo. Esatto, ottimo, bravo, bravissimo. Già romagnolo di adozione, esatto. Subito. E che tipo di giocatore è tuo fratello e in cosa ti rivedi magari in lui e cosa no? Siamo totalmente diversi, io e mio fratello siamo acqua e vino praticamente, siamo proprio... Lui è un po' più, gioca un po' più per i compagni, gioca un po' più, lui è proprio un playmaker, possiamo dire così, ricerca un po' di mettere. Te sei una combo. Esatto. E quindi siamo diversi, infatti ci completavamo molto l'anno scorso quando giocavamo assieme, poi vabbè, siamo fratelli, quindi ci potevamo capire anche solo con uno sguardo, quindi, però siamo completamente diversi. E tu invece tra tuo padre e tuo nonno in chi ti rivedi particolarmente come giocatore? Ma siamo una via di mezzo, perché mio padre era tanto tiro da tre punti, mio nonno era un po' più una scheggia, una mini scheggia, quindi ho preso un po' da tutti e due, anche senza mai averli visti giocare, perché mio papà aveva smesso che io avevo 5 anni, quindi ricordo poche partite di lui, quindi... E mio nonno, quando io sono nato, aveva già un po' la sua età, quindi... Nuotava, esatto. Ho preso anche lui in nuoto. Però tuo nonno ha speso anche parole molto belle in un'intervista che ho letto, che dice che lui invece si rivede tantissimo in te come giocatore, ha parlato di te come un ragazzo di carattere, deciso e, come abbiamo anche detto più volte questa sera, in grado di prendersi responsabilità in campo, proprio come faceva lui, quindi ogni tanto ti capita di confrontarti? No, sì, ogni domenica alla fine poi arriva la chiamata, parliamo un po', quindi... Bello. Sì. C'è un bel rapporto, sì, invece sì. Dicevi le tue sorelle giocano, hanno iniziato a giocare anche loro, giocano tutte, quindi tutto un lavoro di famiglia, però
Guardando un po' al futuro, abbiamo prima accennato a cosa ti piacerebbe poter raggiungere, quali traguardi. Io voglio guardare molto avanti, proprio perché ho visto che c'è questo bel contesto familiare, e ti chiedo se un domani ti vedi eventualmente a seguire le orme di tuo padre, a fine carriera magari, e vestire la maglia di coach. Ti piacerebbe? Perché no? Cioè, comunque un ambiente in cui per adesso mi trovo super, quindi continuare nel basket può essere una scelta, sicuramente. E qualche altra alternativa? L'hai mai pensata? Per adesso no. Per adesso no, perfetto. Federico, fin da giovane hai capito che la tua strada era quella di allenare, anche se comunque sei stato un playmaker, anche tu. Se posso dare un consiglio, lascia perdere. No, troppi. No, io ero stato molto giovane ad allenare. Esatto. Io, sì, te l'ho detto, a 18 anni ho fatto il primo corso allenatore, a 20 anni sì, ero già in palestra, adesso infatti, insomma... ci sono dentro. Ci sei dentro assolutamente. Ascolta, Federico, resto con te per... ti ho già provato a far sbilanciare su quello che vorrai fare da qui a qualche anno avanti, e ovviamente giustamente sei molto diplomatico come tutti gli allenatori. Sei stato anche molto diplomatico sul discorso, ovviamente è cauto più che diplomatico, sul discorso di quello che sarà questo campionato, che va vissuto ovviamente step by step, ma con la prospettiva di cui ci siamo detti. In generale, come le vedi l'Alto Romagnoli? Allora, Virtus Imola è una squadra giovane, secondo me molto interessante, che può crescere tanto, ma che soprattutto ha aggiunto un giocatore che sposta gli equilibri, perché Tomasini in questa categoria qua sposta gli equilibri. E quindi se magari erano partiti magari con un profilo un po' più basso, dopo l'inserimento di Tomasini, secondo me è una squadra che insomma punta forte nell'arrivare nelle prime otto, nel far parte della B d'Eccellenza sì, il prossimo anno. E poi, insomma, come ti ho detto, una squadra giovane che secondo me crescerà durante l'anno. Hanno un giocatore che quando è acceso in questa categoria qua è un americano, perché Mladenov ha talento e gambe per poter fare l'americano in Serie B. Insomma, se riesce a trovare continuità, penso che possa essere davvero un giocatore importante. Ma soprattutto hanno l'entusiasmo delle neopromosse, e non è da sottovalutare questa cosa. Io l'ho vissuto, insomma, sulla mia pelle. So che quando è tutta una novità, quando vuoi dimostrare, magari te giocatore che vieni dalla Serie C, vuoi dimostrare di essere all'altezza anche in Serie B, riesci sempre a dare qualcosa in più, e quindi questo è un grande vantaggio, certo, che hanno loro. Faenza è ambiziosa, lo sappiamo. Faenza sicuramente è una squadra canestro, che deve puntare ad arrivare, esatto, a fare la 2 il prossimo anno. Poi è normale che con solo le 2 promozioni non sia facile, però sicuramente deve essere tra quelle squadre, certo, che se la giocheranno fino, certo, alla fine, per struttura di squadra, per struttura societaria, e quindi il roster appunto è molto di livello, è costruito per fare il salto. E poi sono i Tigers, insomma, li vedremo alla lunga, no? I Tigers. Sì, i Tigers sono un cantiere aperto, adesso, una squadra che è partita molto tardi, certo, stanno continuando ad aggiungere giocatori, e quindi si stanno completando. Hanno cambiato città, insomma, diciamo che è un percorso nuovo per loro. Sicuramente sarà una squadra che nel girone di ritorno soprattutto potrà fare qualche colpo, sì, e potrà dare fastidio a tutti. E allora io voglio chiudere con te, Danilo, perché mi ha suggerito così nei miei pensieri Federico una domanda che ti volevo fare. Tu prima hai detto, lo sai, giovane ma già esperto di questo campionato. I tuoi compagni di squadra, giovani, meno esperti. Su chi puntiamo però? Tra Bartoli, Onoiaif, Giordano, tanti altri giocatori ovviamente che vogliono diventare dei nomi, insomma. Intendi in squadra nella mia? Nella tua squadra. Ma io sinceramente il mio compagno di squadra, ecco, gli faccio complimenti, che anche deve sicuramente tanto lavorare, perché è giovane, è Vittorio Bartoli. Grazie. Io lo nomino perché è un nome che è anche perché sta dietro di me in questo momento, sì, ecco, io sono magari il primo 4, lui parte dalla panchina. In questo momento a volte capita, anzi spesso capita, che giochiamo anche insieme, però è un ragazzo che secondo me
ha potenziale di stare in questa categoria, poi ha fatto anche le nazionali quest'estate, quindi esatto. Sicuramente il del talento ce l'ha. Gli altri ragazzi, Giordano e anche Ivan, che magari in questo momento gioca meno, però siamo una squadra che ha bisogno di tutto di tutti in questo momento. Sicuramente tutti, me compreso, abbiamo tanto margine di miglioramento. Dobbiamo capire insieme al coach cosa sono questi margini e lavorare per migliorare e poi crescere di squadra. Perfetto, allora abbiamo dette tante di cose, Francesca, vieni qui al mio fianco perché è il momento di dire le ultime, che purtroppo sono anche i saluti per questa puntata numero 4 di Panorama Basket. È stato davvero piacevolissimo per me viverla in vostra compagnia e viverla in compagnia dei nostri ospiti. Dei nostri ospiti che ringrazio e vado a salutare, grazie a Fabio Valentini, grazie a Danilo Petrovic, grazie anche a Federico Grandi, grazie a voi. Ovviamente grazie a te Enrico. Grazie a te Francesca e l'appuntamento, dai, lo diamo, tanto ormai lo sapete, cosa dovete fare martedì prossimo? Seguire Panorama Basket ore 21, mi raccomando. Buona serata. Buona serata.